termine della funzione. Bene, è stata bella sta cosa perché stavamo aspettando il termine della funzione, ma non c'era. Noi le cose, se non le modifichiamo a nostra somiglianza. Riccardo, ti saluto con affetto, sono felice di vederti di fronte a noi. Hai alle spalle un mondo di gente che ama la Romagna. Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, l'autore di Romagna Mia. È un'altra volta in piedi, due volte, bisogna alzarsi ancora, ecco qua. Iniziamo così in maniera informale, mi aspettavo l'ok da Don Mirko, il nostro Don Mirko, grande, grande parroco di Gatteomare. Siamo pronti? Allora, due battute veramente veloci su questa settimana, è volata. Abbiamo vissuto tutta la giornata insieme, un affetto incredibile, una carica continua, pensiamo veramente di avere dato il massimo ed essere riusciti ad entrare nella vostra vita, che adesso sarà un po' lontana da Gatteo, ma in tanti modi potrà sempre restarvi legata. E quindi, con ai lati la squadra vincente che non si cambia mai, il gruppo d'animazione del Gatteomare Summer Village 2019, Teo il gatto di Gatteo! Rosita, vieni al mio fianco! La manda giù.
salutiamo Teo che va alle nostre spalle magari con un momento ancora di festa per i bimbi che sono dietro al palco. Saluta Teo. Ecco, saluta vuol dire che devi andare. Teo, vai. Ciao. Ecco qua Teo che ci lascia. Ma quelle cose che non ci lasciano sono le gioie, le emozioni e le cose che possono succedere anche quando meno te lo aspetti. C'è una canzone che stasera abbiamo il piacere di lanciare per la prima volta, non solo come canzone in sé, ma anche proprio per un messaggio importante che stiamo realizzando con l'amministrazione comunale. La canzone si chiama La casa dell'arcobaleno ed è un progetto dedicato ai bambini, un progetto con canzoni che parlano di solidarietà, di pensieri e comunicazione civile, di volontariato appunto e di momenti fatti proprio di gioia per bambini attraverso le canzoni, quindi un linguaggio completo con anche un po' di folklore perché si parla di romagnolo e non solo, anche emiliano romagnolo, quindi avvolge un po' tutta la nostra regione. Per questo voglio dare stasera fare il debutto della canzone con la testimonial di questa canzone. Accogliamo con un applauso Chiara. Vieni da me Chiara, col babbo Massimo, col papà che si mette a fianco. Chiara, il microfono per Chiara, grazie, quel radio. Chiara è una bambina splendida, meravigliosa. Chiara ha vinto l'edizione dello Zecchino d'Oro del 2016. Del 2016. Che canzone cantavi? Quel bulletto del carciofo. Quel bulletto del carciofo. E hai vinto lo Zecchino d'Oro. Quindi ti hanno scritto una bella canzone. Come ti sembra quella che ti abbiamo scritto noi? Bella. Concreti. E il significato di tutta questa storia, che sai che ne sei la testimonial, quindi insomma tutto ti ruoterà un po' attorno. L'amicizia. Bravo. E Gatteo Mare, quindi siamo qua a Gatteo, dovrai diventare cittadina di Gatteo Mare, simbolica cittadina di Gatteo Mare, perché tu arrivi da? Pavolo nel Frignano, in provincia di Modena. Sai che qua ce n'è di modenesi? L'applauso dei modenesi! Senti, allora, entriamo subito nel vivo della canzone, ci sarà una base che l'accompagnerà assieme alla mia orchestra e al coro, un coro di un grande amico, autore, coautore mio per la sigla della prova del cuoco dell'Antonella Crerici. Lui mi ha curato il coro che sentirete nella registrazione. A te la voce per interpretare La casa dell'arcobaleno. Da lontano che ci raggiungono.
giocare, ridere e vincere sulle diversità. E allora diamoci la mano, ogni confine sparirà, perché noi siamo come siamo, ma soli siamo la metà. Non pensarci su, neanche tu, è una famiglia che tanti colori ha, dipinta di felicità. Applauso della Piazza della Libertà per Chiara e per questo messaggio bellissimo che parte dalla tua voce. Siamo contenti che Gatteo possa condividere questa cosa insieme a te e a tutti i bambini che faranno con te questa canzone. Salutiamo con un tuo modo, hai un qualcosa di, come saluti il tuo pubblico solitamente? Ciao! Allora, vai con Rosita che ti accompagna. Ecco qua, bene. Ci tenevo a iniziare questa serata, che è la serata che chiude la settimana del Liscio, con questa canzone invece che ne apre completamente un'altra di stagione, fatta di cose importanti come ho appena accennato. Questa però è la serata dedicata a Secondo Casadei. Non faremo solamente quello, però in particolare per lui e per la sua famiglia, che ne porta avanti la storia, il racconto e la musica. Mi aggancio sempre a Casadei e a Gatteo Mare, perché questa località ha la fortuna di essere la patria del Liscio, è la capitale del Liscio, e questa fortuna la vogliamo veramente cogliere in pieno. C'è Rio che ha il samba, c'è New Orleans che ha il Dixieland, il jazz, quelle cose lì, c'è Napoli che ha la canzone napoletana, eccetera eccetera. Noi abbiamo Gatteo Mare che ha il Liscio. Siamo piccoli ma grandi, assieme alle cose grandi, perché la nostra grande musica è nata qui. E la prima canzone che vi facciamo ascoltare, invitando anche sul palco Mauro Ferrara. Dove sei, Mauro? Più forte sera, l'applauso buonasera, per Mauro. Buonasera, ecco, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Gatteo! Abbiamo anche il sindaco stasera. Che spettacolo! Cosa la canzone facciamo? Che apre la serata è quella che darà il titolo al CD dedicato a Secondo Casadei e alla sua musica, Verso Casa Mia. Thank you.
conta più, sono felice così. Questa è la strada più bella, è la strada di casa. Vedo la chiesa spuntar, vedo gli amici del bar, sento l'odore dell'aria del mio paesello. Ridere o piangere ormai non ha importanza per me. A casa mia c'è sempre qualcuno che aspetta. Vedo la chiesa spuntar, vedo gli amici del bar. Questa è la strada più bella, è la strada del cuore. Grazie, grazie mille. Avremo poi modo di ascoltare anche tante altre canzoni, però a questo punto vorrei un grande, grande, grande applauso per Fiorenzo Tassinari che ci raggiunge qui sul palco, perché legata a questa canzone, a Verso casa mia, c'è anche la sua novità discografica. La sua dedica, secondo, la sua dedica alla sua musica con questo valzer dal titolo Mia poesia, un valzer scritto veramente con l'intenzione di raccontare il suo sentimento. Mia poesia, Fiorenzo Tassinari.
E stasera sono molto, molto emozionato, perché quando... Allora, ci è venuto a trovare un caro amico musicista, primo clarinettista dell'Arena di Verona, e suona il clarinetto, e proprio stasera, perché si ha piacere quando ti vengono a trovare quei musicisti. Poi lui suona un patricola, quindi ci siamo anche persi un attimo a parlare di strumenti, tra l'altro strumenti italiani, e noi suoniamo strumenti italiani, quindi lui ha un lupifero che è tassativamente italiano. Patricola, italianissimo. La Montarbo che ci accompagna in questa sette giorni meravigliosa, italianissima. Vogliamo mantenere forti i nostri prodotti, perché sono degli strumenti, cioè l'Italia è musica, quindi non fermiamoci a questo. Insistiamo, quindi il nostro folklore viene da questa terra, quindi suoniamoci sopra con gli strumenti giusti. E allora andiamo con il sound che viene dalla nostra Italia. Questo è un momento di swing romagnolo, la polka Dixieland, on due, virgola, on due, tre, quattro. Thank you.
sono quasi morto. Pezzettino, dai, la terza, vai. Che è tutto. Sindaco, vabbè che è il secondo mandato, però il allora Giampiero, non posso non eseguire questo brano avendo di fronte Giampiero, il figlio di Secondo Casadei, che insomma tutte le volte che eseguiamo questo brano ha un particolare momento emotivo, quindi quindi eccolo, glielo dedichiamo a te Giampiero. Stacco 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, io. Allora io. 1, 2, 3. Thank you.
Io, mentre suonavo, sono molto istintivo nelle cose, magari mi preparo certi pezzi, poi mentre suono e mentre guardo la gente, mentre sento la gente che balla alle spalle, mentre sento il suono che arriva, poi mi vengono, vedo delle immagini. Allora, mentre suonavo Tramonto, ho pensato a quando ho visto Secondo Casadei nel 71, avevo 13 anni e è venuto a suonare Secondo nel carnevale, periodo di febbraio del 71, al paese dove abitavo prima, che è Galeata, e a un veglione della Sporta. Aveva una grande orchestra, alla sua destra aveva anche, tra l'altro, Franco Bergamini, che è mio zio, quindi c'era Raul, c'erano tutti, c'era, mi sembra, Nicolucci, c'erano tutti i personaggi di quegli anni lì che, insomma, lo affiancavano. E c'era questa orchestra che sembrava un'orchestra americana. Allora ho questo flash adesso, prima ho parlato di New Orleans, adesso mi viene in mente l'orchestra americana con le G, vero Riccardo, le avevi le G ancora quando non si pensava in Italia di suonare così. Suonava Graham Miller, suonava tutto quello che andava di moda. Allora mi è venuto in mente adesso di fare Tramonto in questa maniera. Vai. Thank you.
ma ogni tanto fa bene, fa bene. Mauro Ferrara ritorna qui sul palco. Mauro Ferrara, assieme a Fiorenzo, assieme a me, assieme a Rosita anche. Vieni qua. Sì. Eh sì. Permesso. Eh sì, perché non è facile passare la pista della Cadelliscio, perché qua, qua dietro c'è la pista della Cadelliscio originale portata qua. Era la... Ci sono le mattonelline originali. Non è vero, ma è lo stesso. Mauro, vieni qua al centro, perché insomma è il momento di ascoltare la canzone che amiamo tutti, la canzone che fa parte di noi, la canzone che è Gatteo Mare, la voce di Romagna Mia, Mauro Ferrara. Voglio sentirvi cantare tutti, eh? La nostalgia d'un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata la mia serenata io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella a Gatteo Mare. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Hai la voce calda? Grazie mille. Te la sei scaldata la voce? C'è un'altra canzone bella, bella, che ti chiedo di fare. Mi fate piangere? Il titolo è A Mamma. Questa canzone si intitola A Mamma. A te ti servono le parole. Vieni di qua. Vieni di qua. Microfono di Mauro? Sì. Ecco. Vengo di qua perché devo leggere le parole. Ciao Antonio. Ce la fai? Sento che hai poca voce.
No. Va bene, va. No, è il brano che è un po' struggente, allora sto già pensando al brano e quindi... Sì, è vero, questa canzone ti coglie particolarmente, come dire, anche impreparato a volte. Sono canzoni che ti arrivano così, non le fai sempre, quando le fai hanno una un'importanza superiore. A mamma, Mauro Ferrara. Cadon le foglie, sussurra il vento, quanta malinconia. Triste settembre, sole velato, piange la mamma mia. Suona violino, mia passione, dammi l'ispirazione. Falle per me ogni sera, la preghiera che vuole il mio cuore. Mamma, t'amavo tanto e tanto amavi me. Tu eri in ogni canto, tutto parlava di te. Crudele fu quel giorno mentre aspettavo lassù, ma non ci fu ritorno, non ti rividi più. Per me ogni sera la preghiera che vuole il mio cuore. Mamma, t'amavo tanto e tanto amavi me. Tu eri in ogni canto, tutto parlava di te. Crudele fu quel giorno mentre aspettavo lassù, ma non ci fu ritorno, non ti rividi più. Il ciel ti ha rapita, la vita mia cos'è? Mamma, ti voglio bene, voglio venir con te. Mamma, ti voglio bene, voglio venir con te. Mauro Ferrara! Mamma! Mamma! Grazie! Te, Mauro, posso andare? Devi avvisare la Rosita. Devi avvisare la Rosita che il finale è quello che è. Io pensavo perché lo sapesse. Lei ha sentito un bel finale, no? Sì. È Mauro Lafni. No, Mauro c'ha il doppio finale. No, la canzone. La canzone è così. Lei me l'ha insegnata così, la Riccarda. È bello perché quando canta c'ha una voce, quando parla non sa niente. La Riccarda me l'ha insegnata in questa maniera. Vero, Riccarda? Non sente niente. La prima volta che l'ho sentita. E quindi io l'ho fatta così. Grazie. Bravo. Soprattutto grazie per queste bellissime melodie. Ho la pelle d'oca perché sono canzoni meravigliose, stupende e non tramonteranno mai. Peccato che la gente non è che le conoscano tanto, perché queste qui sono brani che non tutte le orchestre fanno, vero Riccarda? Beh, Gatteomare lo fa sicuro. Grazie. Queste sono canzoni che a Gatteomare ci sono e ci saranno per sempre, questa è una certezza. Allora, Rosita, visto che sei entrata un attimo prima, adesso... Chiedo perdono. No, ma le donne quando entrano sono indecise, qua dico, oh, calma, eh.
Allora, Gatteo Mare ha dato vita anche a un'altra canzone quest'anno, bella, molto bella. E in una serata che parla così di Secondo Casadei, il tuo spazio può essere sicuramente quello di andare in un tema delicato, con una canzone importante, l'hai cantata qui assieme a Daniela Cavanna, sì, che è venuta qui con altri tantissimi ospiti. Vero. Ma in coppia avete fatto questa versione molto bella, adesso tu la canti da sola. Questa canzone si intitola Donne di amore e lacrime. Secondo me le canzoni possono cambiare le cose e io ve la voglio dedicare. Donne di amore e lacrime. A voi. Così forti, così fragili, da sorprendervi. C'è chi cerca di comprenderci senza riuscirci. La vita a volte fa paura, ma non scappiamo mai. Resteremo sempre qui con gli occhi lucidi a guardare. Conquistarci con una poesia, un po' di fantasia, ma tradire vuol dire perderci, spezzare la magia. Dietro gli occhiali o dietro un velo, la stessa dignità, col cuore aperto ad aspettare un sogno per ricominciare. Può capire né si può spiegare. Noi, pieni di noi, lontanissimi, così diversi e così simili, scoprendoci, vivendoci per sempre. Donne di amore e lacrime, di errori fatti e subito pagati, di sogni persi. Si trasformano, sanno illuderci quando si innamorano, ci giurano per sempre, per sempre amore. Grazie, grazie Riccarda, che porta. Grazie infinite. È un omaggio meraviglioso. Da che fiore è? L'orchidea. Orchidea. Grazie. Lo sapevo. Grazie infinite, Riccarda. Orchidea. Facciamo la foto. Riccarda, un attimo qui, che bello troppo. Vieni. Venga, vieni, vieni. Do del tu. Stai qui vicino a Riccarda, che con la foto. Che questa è bella. Grazie,
Grazie infinite a tutti, grazie. Bene, adesso anch'io interpreterò una canzone che mi darà modo di ricevere, non so, che fiori hai preparato? C'hai qualcos'altro? Per... Appassioneda come una volta, la mi burdella, sotto la lona, la sfabasè. Il tango, la passione. Fisarmonica. Sembra, ma abita anche lui a Gatteomare. Toscano d'origine, Gatteo, ci ha adottato. Fisarmonicista indie, viene dall'area indie, artisti da strada. Appassionata, appassionata, come una volta, la mi bordella, sotto la donna, la sfabase. E tempo passa, i gusti cambia, ma la su bocca, la è San Parruela, appassionata, come una volta. L'abbraccio, il tango, appassionato, appassionato, San Par più bella, la mi bordella, al chiar di luna, la sfabase, e tempo passa, i gusti cambiano. Ma la su bocca, la è sempre quella, appassionata come una volta. Appassionata, appassionata, sempre più bella, la mia ragazza, al chiar di luna, si fa viaggiare, sotto le stelle, e tempo passa, i gusti cambiano, ma la sua bocca, si va al finale, la è sempre quella, appassionata, come una volta. E tempo passa, i gusti cambia, ma la sua bocca, la è sempre quella appassionata, come una volta. Sozzi! Sozzi! Buonasera! Il vitellone romagnolo, l'ultimo dei vitelloni, penultimo, l'ultimo lo so. Ascolta, sì. Te sei il terzultimo. Allora, fateci un applauso a Moreno. Allora, già lui è ghiaccio bollente. Moreno il biondo, che è una contraddizione. Contrasto. Perché lui è... Guardate la biondaggine. Guardate quella biondaggine, che lui è una paglia fieno. Io ve lo dico per esperienza. Allora, lui sopra paglia, sotto tutto fieno, è vero? Ecco... Allora, il vitellone è fatto così. Sotto noi siamo di pelo riccio, che c'è la mascolinità che viene fuori. Allora, ma li vedo io i vitelloni, c'è delle facce da vitelloni qui. Gli staloni non ce n'è più. Quella si è persa la razza. La signora... Ecco, la signora mi ha dato ragione. Si è persa la razza, è vero, signora? Però c'è il vitellone. Il vitellone è un diesel, non va a benzina, capito? Delle volte va anche a metano, eccetera.
però ci arriva sempre. Il vitellone è razza protetta patrimonio dell'UNESCO. Ah, ma scusi signore, proteggono il culatello, sarà meglio proteggere il vitellone. Anche perché adesso m'han detto che in campagna tira una brutta aria. Già è piovuto tutto il mese di maggio. Voi siete emiliani, gran parte? Siete venuti giù con la Fiumana, praticamente. Senza neanche passare dall'autostrada con tutta l'acqua che ha fatto. Comunque, a parte la pioggia, mi hanno detto che in campagna adesso c'era la gente, da noi qui c'è gli allevamenti, c'è il monte che è sui nifri, c'è gli allevamenti del maiale. Allora, anche i maiali hanno cambiato razza adesso. Sono tutti porcellini rosa. Si guardano allo spec, dopo un po' è tutto culatello. Cioè, non c'è più il maiale, capito? Comunque, devo dire, Moreno è un vitellone, perché il vitellone può essere sposato. Il vitellone non è solo così sgaffo, come si dice, è anche accoppiato e la donna lo capisce, è vero? Fate un applauso anche alla sua moglie che è qua in giro, ecco, che lo sopporta da un pezzo. Però devo dire, la tradizione del vitellone è questa, ancora dai tempi di... quando c'era Ulisse, no? Che girava per il Mediterraneo, avanti, indietro, l'Adriatico, così. Ulisse è stato fuori 20 anni. È tornato a casa, la sua moglie gli ha detto: di, dove sei stato? Lui ha detto: a Troia. E lei, niente. Cioè, perché la moglie capisce che l'uomo c'ha bisogno dello sfogo quando è il suo momento. Ah, ma, è tipico del vitellone, c'è il suo bisogno, la donna lo capisce, capito? La donna romagnola lo capisce, questo è importante, no? Perché, anzi, devo dire questo, noi già vitelloni veniamo da un tempo in cui non era così facile stare insieme, così c'era promiscuità, cioè. Io fino a 18 anni, ancora 40-50 anni, fino a 18 anni credevo che il rapporto completo fosse giacca e pantaloni, eh? No. Dopo mi sono sgrezzato col tempo, ce n'è voluta, eh? Poi le donne non erano mica così facili, adesso la donna adesso è come l'insalata, vuole essere strapazzata. Una volta dovevi andarci più calmo, perché sennò ti arrivano dei smatafloni. Infatti io con le donne da giovane mi intimidivo tutto, solo a dire la parola ragazza mi veniva tutta la pelle pollastrina che si grattava la forma, un sollevamento di pelle generale. A me da bambino, quando giocavo a nascondino, se veniva a giocare una ragazza a me mi dovevano cercare coi carabinieri, dalla gran timidezza, che l'uomo è un po' timido così, dopo si butta quando è il suo momento, però insomma ci vuole un po' di tempo, dico bene? No, bisogna trovare la strada, Però noi lo diciamo sempre, l'uomo è fatto per la donna e la donna per l'uomo. Io dico, fin dai tempi di Adamo, no? Che Adamo era un vitellone. Da solo, cosa vuoi che facesse? Non c'era la donna, andava al bar e via andava. Comunque, lui quando ha visto Eva, che sarà stata... lei era straniera, Eva, lei era una scandinava, Eva, veniva da lassù. Quanto l'ha vista... tutta nuda, con la foglia del fico, ha detto: signore, perché l'hai fatta così bella? Il signore gli ha risposto: perché tu ti potessi innamorare di lei. Adamo ha passato con la donna un giorno e una notte. La notte è andata benissimo. Il giorno ha litigato tutti i giorni. È normale, la normalità. Allora Adamo è tornato al signore e ha detto: signore, perché l'hai fatta così stupida? Il signore ha detto: perché lei si potesse innamorare di te, patacca, che se eri intelligente, addio. Quindi c'è la complementarità uomo-donna, capito? Ecco, quindi questa cosa è importante, perché adesso noi abbiamo avuto tante avventure, io mi sono innamorato in un bar, state nei bar delle volte voi, alzi la mano chi va nel bar. Bravi. Allora, nel bar... io mi sono innamorato... c'è qualcuno di Bologna qui? Oh, c'è un bello zoccolo duro, eh? Perché
Allora, signore, io sono il figlio della vedova Sciossi di Bologna, la conosce? La conoscono un po' i soldati sopravvissuti alla seconda guerra. C'era un via vai del fronte attorno alla mia mamma. Noi siamo un po' figli della lupa e figli della resistenza. Ma come, seconda di come la mia mamma... Lei si chiama Iva, la mia mamma. C'aveva uno stanzino al numero 20 di via Brockindosh a Bologna. Di soprannome di battaglia la chiamavano Iva al 20, che lei sfatturava già in regola con la legge. Adesso è al 22, lei è andata in pensione, più ben che mai, no? Non ha mai divaricato la legge. Dicevo, c'è tempo ancora qualche minuto. Io mi son... ho preso una scuffia in un bar, qua della via Migli, il bar Curvone. C'era la Giorgina del bar, la barista. Lei era un bel pezzo di ragazzona. C'aveva due mani come due bomboloni. C'aveva la pelle rosa color mortadella. Bon. Lei c'aveva gli orecchini a pendente. Quando facevi il caffè si girava con un prillo di valzer che ci alzava gli orecchini come i calcinculi della giostra. Era uno spettacolo da circo. Io non ci dormivo la notte per la Giorgina, anche perché a forza di stare nel bar erano quei 20-30 caffè al giorno, dopo fai fatica. Ah, ma cosa fai lì nel bar? C'ho caffè, caffè. Poi adesso c'è le bustine dello zucchero, una volta c'erano i bosciolini, vi ricordate i bosciolini? Che me mi andava il gomito nel bosciolino lì, che il, lo zucchero faceva un taccone che uno dice te lo lecchi, muova là, non ci arrivi mica. Veniva un sfogo. Allora io la Giorgina, siccome così prenderla di petto era un po' difficile, allora non ci ho fatto la dichiarazione, ci ho fatto l'ordinazione d'amore. Facevo, Giorgia, caffè, corretto, davvero vitellone, cappuccino, corretto anche quello, ero l'unico che correggeva il cappuccino. Sì, ma è una tattica con le donne, te devi uscire dal gruppo. Lei diceva, quel patacca del cappuccino corretto, lascia che dica, intanto ti ha puntato, capito? Un altro discorso era mandar giù il cappuccino. Allora, il cappuccino corretto, voi se lo provate, allora, per mandar giù un cappuccino corretto ci vuole un tedesco. Sì. Perché loro hanno lo stomaco foderato d'acciaio, noi no. Comunque, il cappuccino corretto lo butti giù, ti sembra di avere un zibaldone nello stomaco, un gatto vivo nello stomaco e un topo morto in bocca che si rincorrono. Allora ormai mi ero rovinato lo stomaco, ho detto provato, chissà che non capisca, l'ordinazione suicida. Aperitivo e digestivo, uno dietro l'altro senza mangiarci niente in mezzo. È come aprire una porta e chiudersela in faccia, te non capisci più niente. Mi sono rovinato lo stomaco, lei non ha capito niente, ma dopo ho ordinato il gelato. Gelato, cornetto, moretto, ghiacciolo, che io me lo dovevo mettere in tasca a sbollire la zona torrida. Perché sotto sto impermeabile c'ho delle temperature da pizzeria bella Napoli, cioè non posso bere un dito di vino che mi va tutto in brulè, quindi cioè il vitellone è caldo sotto, no? Quindi ecco, questo è il problema della... No, a parte gli scherzi, a me mi è venuto qua sotto... A forza di ste tempi mi è venuto un sfogo sotto il cavallo dei calzoni. Qua c'ho un rosciore che mi parte dal coperto, mi dà tutto il culo sudariccio e mi fa il giro. Sono andato anche dal dermatologo, ha detto che uno sfogo così non l'aveva mai visto. Solo delle volte nei paracadutisti che c'hanno il contraccolpo del... È per quello che li chiamano la folgore, no? Non c'hanno i maron, c'hanno le caldaroste. Quindi sono problemi da risolvere, però non bisogna mai disperare. Noi siamo disposti a tutto, se c'è delle signore
che sono libere, svincolate, che sono padrone del suo cartellino, divaricate dal marito. Insomma, quello che si può fare per darci soddisfazione. Una signora una volta mi ha chiamato dal balcone e ha detto: venga su lei, o marino, lo farebbe quello che non fa mio marito? Pronti, signori? Allora butti via questa mondezza, pom! Allora, il vitellone ha la sua dignità, ecco. Quindi, comunque, volevo dire, per concludere, che come diceva il mio zio prete, la solitudine è l'unico problema che da soli è fatica a risolvere. Quindi, state in compagnia, che è la più bella cosa che ci sia. Buonanotte e vive i vitelloni! Gian Piero Pizzol da Furlè, un caro amico, e il suo personaggio, il vitellone romagnolo, qua in Romagna è epocale, è leggenda. E grazie! Vai con Liscio! Senti questa, ti lascio con questa canzone, senti, poetica. Mi piace la Romagna che si sveglia alla mattina, col sole sulle case dei paesi su in collina. Mi piace la Romagna quando ride per la strada, le frasi dentro i bar, il vino rosso, anche la piada. Mi piace la Romagna che si sdraia sotto il sole e guarda quella lì che bella e poi come si muove. Mi piace la Romagna che si vuole divertire, che balla, balla e bella e non vuole mai dormire. Mi piace, su, sì, mi piace, già l'hai fatto innamorare. Ciao Gian Piero! Mi piace, ma ci si rivede? Sì, mi piace, forza portami a ballare. Mi piace la Romagna quando suona l'orchestrina, le acrobazie del sax e la cantante di ritmina. Mi piace la Romagna che è moderna e digitale, ma che le tradizioni vuole non le vuol scordare. Mi piace la Romagna che fa un po' le spacconate, le facce dei turisti che si godono l'estate. Mi piace la Romagna perché lei mi sa capire. Mi piace, sì, mi piace da morire. E quando mi fermo a ricordare, non sai mica la voglia, la voglia di cantare. E quando mi fermo a ricordare, non sai mica la voglia, la voglia di cantare. Per la fisarmonica di Enrico Milli, Giuseppe Giacchini al basso, Emanuele Caroscioli batteria, Mattia Rulente chitarra, Stefano Zizza tastiere sax, Fiorenzo Tassinari. Mi piace la Romagna che fa un po' le spacconate e le facce dei turisti che si tolgono d'estate. Mi piace la Romagna perché lei mi sa capire. Mi piace, sì, mi piace da morire. Mi piace, su, sì, mi piace, già mi hai fatto innamorare. Così, mi piace, sì, mi piace, alza, portami a ballare. Ancora, mi piace, sì, mi piace, già mi hai fatto innamorare. Mi piace, sì, mi piace, forza, portami a ballare. Morino il biondo! Serata dedicata a Secondo Casadei, serata dedicata all'allegria della Romagna, alle tradizioni, ai folclori, ai dialetti, a tutto quello che è anche la solidarietà, come avete visto con la partenza per la casa dell'arcobaleno, ma anche serata dedicata ad un 50° anniversario di carriera per Mauro Ferrara, che ritorna qui sul palco e comincia a riparlarci delle sue canzoni. Allora, Mauro, permesso, sta dicendo qua, sono qui. Amore, qui i bala, senti, senti, i bala qua, eccolo, Mauro, vieni qua. Allora, buonasera, buonasera. Da ottobre inizieremo a fare una serie di spettacoli, ballo, concerto in giro per l'Italia, concentrati un po' su questa che è una carriera incredibile. 50 anni, Mauro Ferrara. E adesso le raccontiamo un po' con qualche canzone. Tocca a te, scegli la partenza tua classica, quale può essere?
1976, il mio primo grande successo, Amico Sole, dedicatissimo a tutti quanti voi. Potete anche cantare, questo brano lo conoscete tutti. Cantate tutte, complimenti, bravissimi. Allora, questa era la canzone del 76, la prima. Amico Sole, la prima, La mia gente, non mi ricordo. Qual è la data della mia gente, Riccardo? 71. Mentre questa che arriva adesso è del 2019. Sì? Farà parte del, come si, tale cantata
No, no, non lo so, fai tempo. No, ogni tanto abbiamo le connessioni che c'è un'interferenza. È una canzone nuova, Mauro, scritta da poco, incisa nel CD che sta per uscire. Va bene. E quindi l'hai cantata facciamo. Tu. No, la bene, devi ricantare adesso. Va bene. Allora, dentro al cuore, ecco la canzone nuova di Mauro Ferrara dagli anni 70 al 2019. Vai Mauro! Mattia! Sei rimasta dentro il cuore, non ti ho potuto mai più scordare. Mi sei rimasta dentro il cuore e penso sempre a te, soltanto a te, e ti vorrei qui con me, sempre qui come allora, con me, qui con me, per sempre mia. Quando noi, io e te, ci amavamo, c'eri tu, c'ero io, solo noi, noi soli al mondo. Mi sei rimasta dentro il cuore, non ti ho potuto mai cancellare. Solo tu rimarrai dentro me, sempre qui, dentro il mio cuore. Vedi che scegliere dice le cose, le sa. Mauro, va là che con te si va sul sicuro, non fa finta di niente, ma Mauro c'è sempre, non perde mai la voce, è sempre abbronzato, sempre vestito bene, sempre pettinato bene. È del 28, ragazzi. Non ha età in pratica. Mauro, allora,
questa sera veramente giriamo un po' da tutte le parti per le vie del paese, e andando per le vie del paese capitiamo lungo il viale delle nazioni, dove sì, come si racconta da dati certi, c'era il Dancing Rubicone, sindaco, c'era il Dancing Rubicone proprio laggiù negli anni 30. Dato certo, secondo Casadei, col sestetto nel 1928 dava il via alla prima stagione balneare turistica italiana. Confermato. Di lì arrivare agli anni 60 e beccare un sassofonista che ne ha fatte di tutti i colori, perché inconsapevolmente o consapevolmente ha fatto innamorare milioni e milioni di coppie, di persone. Fausto Pappetti. Chi si ricorda, tanti dicono, ma chi si ricorda di Fausto Pappetti? L'ha mai ricordato qualcuno Fausto Pappetti? No, se lo sono dimenticato. Però, no, adesso non se ne parla, ma da tanti anni non se ne parla. Ma lui, leggendario col suo sax, le sue melodie, interpretava le canzoni e le trasformava in suoni. E quello che vogliamo fare stasera è farvi ascoltare un brano dal titolo Alta Marea, dove Fiorenzo entra nella parte del Pappetti degli anni 60. Come dice Fiorenzo, erano le prime cover. Qui abbiamo un esponente di Radio Sorriso, un network del Nord-Est. Ci sono amici del Nord-Est? Veneto? Beh, c'è male, dai. Radio Sorriso, quindi veramente una delle radio TV importantissime. Noi abbiamo bisogno di farci, come dire, ascoltare, vedere tutte le parti d'Italia sicuramente, e anche attraverso Prima Free e le TV collegate. Attualmente siamo in diretta sia sul web che sulle reti in chiaro, quindi noi insieme a tutte queste persone cerchiamo di lanciare questo momento ricordandoci degli anni 60 suonati, non cantati. Per la prima volta tocchiamo il suono. Alta Marea, Fiorenzo, a te. Ho parlato tanto, adesso vuoi vedere. Speriamo di avere l'interpretazione giusta. Senti il mare che sale, che bagna i piedi, il sax.
C'è un bel respiro. C'è... Volevo ringraziare personalmente Antonio Patanè. Grazie. Ti ha avvolto in un suono. Sì, perché solitamente è difficile capire che cos'è il suono. E il suono è un veicolo emozionale. E quindi quando tu lo arricchisci o lo impoverisci o lo abbellisci o lo imbruttisci, chiaramente è come il fascino di una bella donna o di un fiore. Più esalti le sue qualità e più ha valenza. Ti sentivo particolarmente avvolto, eri preso. Però adesso vediamo un po' cosa ti succede, se attorno a te cominciano ad arrivare i sax. I sax e la fisarmonica. Prendiamo la rincorsa. No, facciamo senza ricorsa stasera. È il momento della sfida, un momento dove tutti quanti si impegnano e cercano di ottenere il massimo. Vediamo un po', vediamo solamente Enrico a difendere la fisarmonica. Mi raccomando, dacci dentro. Tifosi di fisarmonica, fatevi sentire. Per forza. Beh, vedi, beh. Tifosi di sax. Tifosi! Perfetto. La sfida. Batti due e tutti contro tutti. Fisarmonica, fatemi sentire! Caricatela, pronti? E per il sax, fatemi sentire!
Nation! Grazie, mamma mia! Grande, grande Fiore! Allora, da quando non fumi più, sei un altro uomo. Allora, tiri meglio, da quando non fumi più. Allora, posso dirlo? Dov'è? Dillo! Dov'è il microfono? È qui, è qui. Dillo, dillo. Vicino alla bocca ce l'hai? Sì. La cosa mi spaventa. È un po' da tango. Allora, questa sera ho provato dopo qualche giorno di rifare questo gioco. Spero mi riesca. Ha detto il medico che se mi comporto bene otterrò anche grandi risultati sotto l'apparato genitale. Bravo! Io confido soprattutto in quello. Ecco perché rinuncio al fumo. Però non devi baciare i frati, mi raccomando. Perché la sciotana c'è, ma c'è anche il cordone. Quindi, ecco, attenzione! Ecco. Grande Fiorenzo! Il manzo Emiliano! Un campione! Sì! Allora, devo dire... Dov'è Mauro? Vieni qua! Allora, io voglio Mauro in prestito, perché lo metto quando facciamo la processione al posto della statua della Madonna di Lourdes. Guarda che roba! Più bianco non si può! Se io lo metto sull'ape, parte la processione e le vecchiette gli vanno dietro! È un grande, guarda che roba, c'ha dei capelli che si spazzolano le scarpe, è una roba meravigliosa, tutta natura. Devo dire, io vengo giù sempre da Monte Cucco per vedere questo spettacolo, perché, a parte il fatto che, voi lo sapete, c'è la crisi, anche le serate di Liscio un po' fanno fatica, è vero? Tutta sta televisione, sta gente, The Voice, così, e allora si fa fatica. Anche da noi, devo dire, ma voi ci avete un po' di crisi o no? Da quant'è che siete qui a Gateo? È un pezzo, eh? Non se lo ricordano più. Qua è un'oasi, dimentichi i problemi a Gateo, eh? Per un momento entri nell'eternità. Comunque, devo dire questo, da noi a Monte Cucco c'è un po' di crisi, si fa di tutto per sopperire, è vero, bisogna fare i sacrifici, anche noi, è venuta una signora a Monte Cucco, che adesso i bambini ne fanno pochi, no? E allora una signora con un cagnolino, quei bei cagnolini piccolini così, ha detto, io lo voglio battezzare. Signora, non si può, è un peccato, non è mica un cristiano, è un animale. Allora... La signora ha detto, io lascerei 15.000 euro alla parrocchia. Il cane è lì, va. No, per dire che dico la verità. Allora, ha detto, signora, se lei viene in sagrestia gli diamo sbruffata d'acqua sciante. Allora abbiamo fatto tutto. Ci ha convocati il vescovo la settimana dopo, gli è arrivata notizia, ha detto, avete fatto un sacrilegio. Non si può, peccato mortale. Ho detto, eccellenza ha ragione, vuol dire che le 15.000 euro gli restituiamo alla signora. E lui ha detto, quel che è fatto è fatto. Però la cresima la faccio io. No, per dire, no, perché c'è, anche nella curia c'hanno i loro problemi. Allora, si cerca di aggiustarla quando si può. Anche per esempio c'è delle signore qui che adesso hanno i problemi estetici così, allora vengono a chiedere consigli in parrocchia, anche gli uomini, devo dire, da me si è venuto a confessare uno, ha detto, padre, io ho 80 anni alla mia età, corro ancora dietro le donne, ho detto, beh, buon segno, segno di salute, ho detto, dopo non mi ricordo più il perché, cioè perché gli viene dei svarioni, però una signora che voleva anche salvare il matrimonio, ha detto, io avrei un problema. Capitano dei problemi che con l'età, no? Lei era un po' scarsa davanti e un po' abbondante di dietro. Cioè, col tempo, la forza di gravità... Allora ha detto, io andrei dall'estetista, ha detto che si può rifare il seno. Si può dire seno? Poi diciamo le tette, lei si voleva rifare le tette. E allora, dice, mi han chiesto 10.000 euro a tetta. Signora,
se lei ce ne dà la metà, glielo dico io il sistema. Davvero? Sì. Allora, lei si deve strofinare tutti i giorni con la carta igienica qua davanti. Ho detto, ma funziona? Oh, col culo ha funzionato, proviamoci. No, voglio dire, usiamo la testa che Dio ce l'ha data apposta. Perché, voglio dire, andiamo con i rimedi naturali. Se è successo così, il suo motivo ci sarà. No, ecco, quindi cerchiamo di aggiustarla quando si può. A parte il fatto che le donne, fate un applauso a tutte le donne che sono una meraviglia. La donna è generosa di sua natura. Da me è venuta una signora, la moglie fedele, a confessarsi, ha detto: abbiamo fatto 30 anni di matrimonio. C'è qualcuno che ha fatto i 30 anni qui? Sì, di matrimonio. 40? 50? Dove vogliamo andare? Oh. Però la mano della donna viene su subito, quella dell'uomo fa un po' fatica. Se fa fatica la mano, figurati il resto. No, perché, cioè, 40, 50 anni, peggio. Insomma, sta signora è venuta a confessarsi e ha detto: guardi padre, io devo dire la verità, mio marito in 30 anni l'ho tradito 3 volte. Ho detto: come signore? Solo 3 volte, sempre a fin di bene. Come a fin di bene? Sì, perché una volta doveva avere l'appuntamento da un professore, dottore dell'università, dell'ospedale, non gli dava mai l'appuntamento, io ci ho fatto la gentilezza, l'appuntamento è arrivato. Un'altra volta avevamo il bagno intasato, l'idraulico non veniva, ci ho fatto la gentilezza, l'idraulico è arrivato subito. L'altra volta lui si era presentato alle elezioni, ha presente che ha preso 400 preferenze? Ci ho pensato io. Ah, no, per dire, la donna è generosa, capito? Quindi, voglio dire, ecco, è una cosa importante questa. Comunque, anche da noi arrivano su delle signore, anche perché, non dicevo per caso, perché noi facciamo la processione il 15 di agosto, che è per agosto, la Madonna Assunta, che lei è la patrona dei disoccupati, perché lei è Assunta, no. Se non avete il lavoro, ci fate la novena, ve lo trova. Voi il 15 siete ancora qui? Quasi. Comunque, venite a Montecucco, facciamo la processione, facciamo la processione, però purtroppo, allora, noi nella processione ci abbiamo molte anzianotte, sopra i 70, sopra gli 80. Allora, cosa succede? Che sono un po' sorde, non sentono le trombe della processione, si sbrancano nel greppo come le pecore. Con la differenza che la pecora, se mi sta una nota alla guazza, non è niente, perché c'ha la sua bella lanina. La vecchietta, oltre gli 80, c'ha la pelle secca, come la carta asciugarina. Assorbe la guazza, la sgiunfa, la sciopa. L'ultima processione sembravano i botti di Capodanno. C'era la San Vincenzo, è diventata Santa Barbara, è andata in fumo. Quindi, no, abbiamo dei problemi. Ecco, sono dei problemi da risolvere. Quindi, e adesso noi siamo andati al recupero delle vecchiette che ci avevano ancora la candela accesa, le abbiamo trovate. Quella è a candela spenta, Dio. Quindi, anche lì dobbiamo dotarci dell'amplificazione. Stasera ho visto che c'è un'amplificazione straordinaria. Cos'è, eh? Montarbo, storica. Quindi abbiamo bisogno di dotarci di amplificazione a Montecucco per la processione. Ma poi, naturalmente, se ci venite a trovare, vedete tutte le bellezze di Montecucco. A parte il fatto che, dicevo, noi ci mettiamo i santini di Mauro Ferrara, che è, eh? No, voglio dire, ormai, se non lo canonizza Papa Francesco, ci manca poco. Che adesso passano tutti, cioè, voglio dire, un Mauro Ferrara, fa la sua bella pubblicità alla religione, stampi un santino. Comunque, dicevo, la cosa importante, noi ci abbiamo la Madonna Miracolosa, se venite a Montecucco,
ci sono tante madonne, ognuna c'ha la sua, così. Noi ci abbiamo la Madonna della Sussessa. È la Madonna della salsiccia. Beh? Oh, lei, invece della coroncina del rosario, c'ha una corona di salsiccia. Miracolo! Le mie vecchiette vengono anche volentieri in chiesa, perché un Ave Maria, un mos senza successo, un Ave Maria, un mos... Cioè, capito? Si tirano su la pressione. Qual è il problema? Che la salsiccia gli piace ben brustigata. E allora mi mettono i lumini, sciotto la Madonna. Ha preso fuoco. La brugevola pareva Giovanna d'Arco, non la Madonna, dava su con delle fiamme. Adesso, dopo l'incendio, ci abbiamo la Madonna polacca, la Madonna nera, color carbonella. Ecco, ma se mi prende fuoco un'altra volta, per smaltirlo devo fare le ceneri tutti i mercoledì, perché dopo anche quelli sono dei... Amo, i problemi sono tanti, ragazzi, eh? Quindi, se ci venite a trovare, contribuite, vedete tutte le nostre bellezze, poi soprattutto vedete, io lo dico sempre... Qui in Romagna abbiamo la cosa più importante del mondo, che è la piadina romagnola. Avete mangiata voi? Sì. Bravi! Allora, la piadina romagnola è la cosa più antica del mondo. Qui in Romagna è stato creato il mondo, io lo dico sempre, Qui c'era il paradiso terrestre, c'è ancora in certe zone. Le bietole crescevano già vicino agli spinaci da fare il compenso dei capelletti. Pronte da per terra. Le canne... C'erano già vicino alle discoteche, che loro sapevano, le zone, no, sapevano dove posizionarsi. Le pere cascavano sul formaggio e le mucche, pram, facevano lo squacquerone sulla rucola. Era il paradiso terrestre. E lì è nato il primo uomo, appunto Adamo e Eva, che purtroppo... hanno fatto il peccato, hanno mangiato il frutto proibito, che era? No, la mela, lo dico sempre, ormai non l'avete imparato. Non siamo mica in Trentino che c'è la melindola, no. E poi se avessero mangiato la mela avrebbero capito che il mondo è tondo come una mela, invece si pensò che il mondo fosse piatto perché avevano mangiato la piadina. Bravi, fatevi un applauso da soli. La piadina! Oh! E mangiata la piadina, si accorsero di essere nudi e si misero a coprirsi niente di meno che un quadretto di piadina. Una piada lei, lui un crescione. È la piada col portapacco, è stata inventata sul momento, anatomica. E cacciati dal paradiso gli venne una fame buscherone, si mangiarono lui la piada di lei, lei il crescione di lui e via andare. E nacque il sesso, prima orale, poi scritto. E fecero così bene i compiti che nacquero due figli, il buono e il cattivo. Il cattivo era Caino, il buono era Abele. Perché faceva qui in Romagna la piadina a gratis per tutti. E tutti venivano da tutte le parti al chiosco di Abele a mangiare la piadina romagnola e dicevano a me, a me, a me, a me. E di lì è nata la parola Amen. Che vuol dire? Tutto per me e per gli altri, se ce n'è, perché. Quindi, mi raccomando, venite a vedere il Museo della Piadina a Montecucco. Vi aspettiamo la domenica, invece di turista fai da te, turista vai in Tifre. Vi aspettiamo a Montecucco. Pace bene! Giampiero Pistol da Furlè. Pace bene a tutti! Amico di Catteo. Evviva Moreno, Fiorenzo, Mauro Ferrara e la tutti, Rosita. La Rosita, è nuova la Rosita. Viene da Bergamo. Sei venuta giù da Bergamo. Ascolta, di Bergamo Alta. Di paese. Di paese di sotto o di sopra? Di sotto. Di sotto. Sì. Ascolta. Noi abbiamo... Sei sposata, si può dire? No. Sei fidanzata? Sì. Noi abbiamo la Madonna di Montecucco, ho detto la Madonna della Sussessa, Madonna miracolosa. Allora, quando ti sposerai, vieni a fare il pellegrinaggio a Montecucco. Serve, dicono, che serve soprattutto per la prole, è per prolificare, per i figli, così. È venuta su una signora, ha detto... È vero che qui una donna è rimasta incinta con un'Ave Maria?
Ho detto no signore, era un padre nostro e l'abbiamo già allontanato. Perché la natura è la natura. Pace bene! Giampiero Pisto, ciao. Grazie di aver accettato il nostro invito. Agatteo, sai che ti vogliono bene, eh? Ciao. E via. Un altro applauso fortissimo. Ci tenevo in questa serata, insomma, che chiude la settimana del liscio, di passare un po' di momenti anche così allegri con questo personaggio che ci racconta un po' la Romagna alla sua maniera. Allora, facciamo la passata finale per, insomma, ancora andare ad ascoltare i musicisti dell'orchestra. Enrico Milli, lui è fisarmonicista, tastierista, però il suo strumento decisamente quello che ama è la tromba, diplomato al Conservatorio di Pesaro, sposato, due figli, dedichiamo a loro questo grande assolo per tromba con l'omaggio anche ad Ennio Morricone.
prima avete ascoltato Mattia col flautino che è arrivato di sorpresa dietro ai sax con le fisarmoniche e i protagonisti, insomma adesso però presentiamo seriamente un brano serio per flauto, che di per serio flauto, non è per flauto. Non c'è tanto di serio nello strumento, però il pezzo però è serio, però lo suoni seriamente, quindi il pezzo è serio, quindi allora dovete sapere che viene da Cirie, Devesi. Piccolo paesino di 8-9 abitanti. Frazione di Cirie. 8-9 abitanti più un delfinario. C'è un delfinario, lui è cresciuto, i genitori avevano la responsabilità del delfino, i custodi del delfino, lui è cresciuto davanti al delfino che fluttuava e dialogava con lui. E visto che sono arrivati anche due bambini assieme, che belli, con i genitori, immagino, giusto? Tu parlavi ai delfini, sai che parla ai delfini? Cosa gli diceva il delfino? Quindi in pratica tu sei stato 8 anni davanti a un delfino. Pensa come sono. Quando sei andato via, cosa gli hai detto? E lui non l'ha presa bene. Non l'ha presa bene. No. Va bene. Comunque, a parte questa gag carina, la verità è che uscito una volta dal delfinario, i genitori al bambino gli hanno dato il flauto. Ed è stato 8 anni davanti a uno specchio per imparare il flauto. E questa cosa ha dato questi risultati. Prego, facciamo un omaggio a Fiorenzo con la versione originale della Polchissima. Acceleriamo il finale.
è arrivata la mamma con una bimba che ti vuole fare un regalo. Grazie Carlotta. Mua. Che bello. Okay, siamo detti due cose. In Romagna dicono si pataca forte delle volte quando ti impegni. Grazie. Grande Mattia, vai. Ecco lì. Allora. Ah, bravo, bravo, ecco, esatto. Ho un paio di... c'è la signora che ci ha portato ogni giorno, no, non ogni giorno, però ogni tanto arrivava con un pensiero dolcissimo. La signora Ines, anche quest'anno, festeggia il compleanno nel migliore dei modi, tra gli amici cari e la bella musica. Auguri da tutta la famiglia e grazie di cuore dell'orchestra, grande evento, ciao, ciao a tutti. Da dove arriva l'Ines? Non ti ricordi? So che compie 82 anni. 82 anni. E quindi Lines, gli facciamo tantissimi auguri. Magari ancora qua. Qui, è qui, è qui. Beh, comunque, insomma, non mi ricordo, non mi ricordo, mi ha detto da dove arrivava. Non. Però, allora. Dove? Verbania, Verbania. Piemonte. Piemonte. Eccola, la Rosita, elegantissima, la sua canzone, spazio finale a tutti. A te per presentarla. Questa canzone si intitola Ancora del tempo. So che vi piace moltissimo, io ve la voglio dedicare con tutto il cuore. Grazie a tutti, Ancora del tempo. A voi. Grazie. Ecco, sono qua col sorriso di pianto con la mia età e l'emozione che ancora mi fa tremare di vedere in questa vita. Eccomi, sono qua col vento che cambia vicino a me, con le paure e gli affanni di questi anni insicuri, dove manca il calore di una mano, dove manca la luce del perdono, in un mondo che sembra troppo stanco per andare lontano. Tempo, voglio ancora del tempo, le parole di una musica dolce come te. Cuore, il mio giorno migliore, perché conta il calore di una mano, perché conta la luce del perdono, in un mondo che sembra troppo stanco per andare lontano.
finite. Grazie a tutti. Rosita! Grazie, grazie mille. Allora, chiamo sul palco il primo cittadino di Gatteo, il sindaco Gianluca Vincenzi, che arriverà qui insieme a Riccardo Casadei. Io non so se c'è anche il presidente della cooperativa Bagnini e della Gatteo Mare Summer Village, però abbiamo sicuramente, li vedo, era qui davanti il sindaco e Riccarda, quindi lasciamo i microfoni. Rosita, il microfono a Riccarda e al sindaco gli diamo questo. No, no, ma che un microfono. Tieni questo. Buonasera a tutti. E quello però è da donna, è regolato da donna. C'è questo. Cioè, buonasera! Esatto. No, scusa. Avevo chiamo detto... il frate. No, vabbè. Buonasera a tutti. Devo dire che si sta concludendo questo primo assaggio di quello che sarà l'estate 2019 qui a Gatteo Mare. Credo che gli ingredienti siano stati di altissimo livello e gli artisti che avete sentito qui stasera, ma che è tutta la settimana che vi accompagnano in questa prima settimana del liscio, vi abbiano fatto capire che noi siamo qui soprattutto perché loro sono tanto bravi. Piacere di fare vedere le loro doti, ma soprattutto per fare piacere a voi, perché ci venite sempre a trovare qui a Gatteo Mare per passare la vostra vacanza e di questo noi ve ne saremo sempre grati. Poi quest'anno si ricorda in questa settimana il maestro Secondo Casadei, insomma, che è stato colui che ha dato il là a tutto questo valore, cioè al valore di stare insieme, perché ballare, ascoltare la musica è un momento di aggregazione che non fa differenze, azzera tutti i livelli, siamo tutti uguali, siamo solo qui per divertirci e per stare molto bene, quindi per questo invece ringraziamo tutti voi. Ovviamente con la bellissima cornice molto colorata quest'anno dei ragazzi del Village che vi accompagnano dalla mattina in tutte le loro attività e che sono qui dietro di me. Ecco, io ne copro troppi, però vabbè. Per un attimo, dai, di solito il palco è il vostro, io quindi. E perciò per questo qui ringrazio tutti voi e lascio la parola a Riccarda in questa settimana speciale per lei, penso. Grazie, grazie. Non so cosa dire perché ha detto tutto lei, signor sindaco. Comunque anch'io ringrazio tutti per la vostra presenza. È sempre emozionante essere sul palco accanto ai ragazzi del grande evento questa sera in forma splendida. Complimenti a tutti. Grazie. E cosa posso dire? Continuate ad amare la Romagna, ad amare noi, ad amare le nostre orchestre e continuate a ballare, a cantare per tutta la vita. Un bacione, un abbraccio con tutto il nostro affetto. Grazie. Sì, sì, ma quello è il brano di chiusura, quindi arriva, arriva. Guai, no, parlavamo di... No, ma stavi bene con quello da donna. Me sono accorto. Parlavamo di un brano che è sempre nel nostro repertorio, ma non solo nel nostro, di tanti gruppi, ed è Un paese in bicicletta. È naturale che ci sarà e sarà sicuramente il brano che chiuderà la nostra serata, arriverà fra poco. E io volevo approfittare, sindaco, del fatto che questo liscio, questa settimana del liscio, avrà un momento successivo, anche la prossima settimana, un momento importante, nella settimana della storia, perché entriamo da domani nella settimana della storia, ogni settimana è a tema, Gatteo, ci sono tutte le settimane che si alternano con delle logiche anche di idea su cosa mettere sia musicalmente che come cornice nel paese, e la settimana della storia è la prossima settimana. Cosa succederà? Beh, la prossima settimana devo dire che è una settimana di un grande classico per quella settimana, che è la serata romana, dove si potrà così gradire quello che è le libagioni romane in strada, dove tutti possono partecipare, ma soprattutto è la notte del liscio, la settimana che per quest'anno ospiterà la grande notte del liscio, che qui a Gatteo Mare vedrà un ospite veramente eccezionale, ma
sia per simpatia, ma come artista, come storia della musica italiana, che è Orietta Berti. Quindi voglio dire, assieme a lei passeremo una serata veramente simpatica e anche piena ancora di musica, di tanta musica. Sì, perché è proprio il tema del nostro liscio che si lega con gli altri generi musicali. A fianco noi, perché questo è il progetto che bisogna portare avanti, nella capitale del liscio, come lo è stato, come lo è tuttora per la Taranta, qui nella capitale del liscio ci deve essere il cuore della contaminazione musicale nel rispetto proprio delle tradizioni. Noi eseguiremo Romagna Mia assieme ad un rap, un trap, no, rap, trap, che si chiama Mondo Marcio ed ha fatto recentemente un brano con Mina, quindi un artista tutto da scoprire per tanti di noi, a me personalmente completamente per me da scoprire, non lo conoscevo proprio, ammetto la mia ignoranza. Poi dopo c'è anche un angolo pop con i Mattia Bazar Marrale, uno dei cofondatori dei Mattia Bazar, quindi anche lì un incontro con Carlo Marrale, e poi ci sarà un premio per un giovane artista di ricerca musicale, Ravaglioli, che viene dal mondo folk indie, come si suona, come si usa dire, nella maniera per far capire che arrivano dall'area giovane e scoprono il folklore in una maniera molto personale. E quindi ci sarà Extra Liscio, l'altro mio progetto con una follia punk da Valera che assieme a Riccardo abbiamo creato, assieme a Marco Mariani, noi e con Mauro Ferrara qualche anno fa, ormai sono già 7-8 anni, e quest'anno con Extra Liscio ci sono delle cose veramente importanti, quindi una storia ci sarete completa. Tutti voi naturalmente, e beh, no? Non so, qui c'è gente che si è fermata una settimana, quindi non so se potrà fare. Noi ci saremo tutti, ma loro non lo so. Seguiteci comunque da casa, perché sì, grazie alla TV, novità di quest'anno, in diretta da Prima Free su tutta l'Italia settentrionale, si può vedere tutto ciò che accade in questo bellissimo villaggio che è Gateo Marle, che abbiamo voluto trasformare nel luogo cult di una vacanza, cioè in un villaggio. Il paese si azzera e quindi qui si vive tutti insieme, i residenti e gli ospiti, una vacanza che spero per voi, ma anche per noi, rimanga indimenticabile. Lasciamo lo spazio alla musica, perché questo palco è fatto per suonare qui e per ballare là di dietro. E ci vediamo le prossime serate. Grazie. Salutiamo il sindaco. Buonasera, ciao a tutti. Salutiamo Riccarda. Ringrazio anche Fulvio Bertolini, dai pure il microfono alla Rosita. Sì, sì, sì. Con piacere. Grazie. Grazie a Fulvio per aver messo le immagini di questi lunedì, mi sembra lunedì, martedì, mercoledì. Dovete sapere che tutto quello che è successo qui verrà poi mandato, le immagini scorreranno tutti i giorni fino alla fine della stagione. Quindi ci si rivedrà in ogni caso qui nella Piazza della Libertà nel nostro maxi schermo. Allora, un beso in bicicletta, perché il finale della serata ha due momenti, uno legato a questa canzone e l'altro a Mauro Ferrara. Quindi dopo tocca a te per chiudere con una canzone che è un tuo cavallo di battaglia, il sindaco l'ha messo proprio come contratto. Allora, attenzione, 1, 2, 3, 4. Moreno il biondo, la storia è sempre quella, partenza da Sant'Angelo di Gattello, pochi chilometri a monte, verso monte, direzione Gatteo Mare, Rubicone, zona Rubicone, controllata la bicicletta, controllati i freni, controllata la merenda, la Maria sul cannone della bicicletta, Mario che pedala verso il mare per la gita immancabile della domenica. Un bes in bicicletta, un bacio in bicicletta, con Lady Stainsettler, lei seduta sul cannone della bicicletta, la cercatisma è stretta, cerca di tenersi stretta, prasteggia per un per, per prendere un paio di baci, provi bordelli, provate vinte belle, che puntari ragione, e gli darete ragione al biondino. Mi farà vedere le stelle, è una soddisfazione, è una goduria, però attenti al contenere le curve, parlo finite fosso, il fosso Zarovic.
posto. Cune murose, ados, con il moroso sopra. Provi, provi, bordello. Provate, bimbe, belle. Che può dare ragione. E gli darete ragione. E forse, Wallenstein. È una soddisfazione. Ti ricordi l'anno scorso in bicicletta con quel bacio, Marietta? Ogni tanto mi mostravi la borsetta con tutto l'ardo. Nelle curve ti tenevi stretta stretta per non andar giù. Mentre tu stavi per farmi una carezza birichina, Marietta, Mario. Ma caro il mio biondino, ma dopo che siete caduti nel fosso, cosa avete fatto nel fosso? Lo vogliono sapere. Siamo andati in riva al mare, mano nella mano, piadina, prosciutto, squaglione, rucola, e tuffo in mare, nelle curve ti tenevi stretta stretta per non andar giù. Mentre tu stavi per farmi una carezza birichina, Marietta, Mario, la nostra orchestra, la nostra orchestra, grande evento, tutti con le mani al cielo con noi così. Vai Matteo! Oh! Vai, vai, vai! Siete meravigliosi! La nostra orchestra vince la noia, crea la gioia, crea l'amor. Se voi fanciulle ci osservate, innamorate, restate ogni ora. Non si pensate uomini seri, tristi pensieri vi danno da far. A noi correte la nostra voce, il mal che atroce saprà scacciar. Moreno, Emanuele Caroscioli. I nostri applausi per Enrico Milli. Stefano Zitta, il sax resident. Fate un applauso, ci ha accompagnati tutte le mattine, tutti i giorni. È stato anche in spiaggia 5 giorni a aspettare che qualcuno andasse al sorgere del sole ad ascoltarlo, ma 5 giorni, anzi 4, perché uno ti hanno arrestato, 4, era sempre solo. Fategli l'applauso. 15 minuti, mezz'ora, 45 minuti da solo suonava, poi l'hanno segnalato e il venerdì l'hanno portato via. Capitaneria di porto, vedeva uno che suonava, niente da fare. Comunque sei tornato grazie alle 1500 firme che abbiamo raccolto per te. Grazie per essere stato con noi, Stefano. Alla chitarra, flauto dolce, Mattia Rulen. Mauro Ferrara. Vai, grazie, buonanotte a tutti. Rosita. Moreno il biondo. Specialissimo Fiorenzo Tassinari. Al basso Giuseppe Zaghini Zazà. Salutiamo Mirko alle luci, che stasera volutamente le abbiamo volute solo bianche.
perché cercavamo proprio la vostra attenzione, non quella delle luci e delle scenografie, ma l'attenzione per il suono, le canzoni e il ballo alle nostre spalle. Quindi l'applauso per Mirko, i nostri tecnici, Vincenzo, tutta la settimana con noi, tutti i giorni ha mangiato pidata, un eroe, la domani grigliata. Antonio Patanè, il mio fonico personale, posso dirlo? Permetti? Poi ci sono gli altri, ma lui è il mio fonico personale. E un grazie di cuore per restare legati all'aspetto tecnico a Danilo, che vorrei qua vicino a me per un saluto. Ha voluto la sua Montarbo qua con noi, il suo impianto, e ha detto: io a Gatteo ci voglio portare il mio mondo musicale, un marchio italiano, ma non sto facendo una cosa per promozionare, c'è la TV, lo so, ma è detta schietta proprio. Sono contento perché la Montarbo è per noi un ricordo d'infanzia, siamo cresciuti con quell'impianto, e rivederlo sul palco per la prima volta dopo 47 anni è una gioia. Grazie a te Moreno, grazie per averci dato questa opportunità, grazie mille. Via la Montarbo, ciao ragazzi! Allora, carriera sono tanti, io questa canzone la voglio dedicare sia ai tuoi 50 anni ma anche all'amico Cesare Pedoni, che quando eravamo con Casadei, con Raul, faceva questo squillo in questa canzone, che è una canzone che tu hai portato successo, io l'ho scritta nel 90 insieme a Raul e Mirko, e posso dire anche ed è un tuo cavallo di battaglia, che con questi 50 anni di carriera io li ho passati 26 insieme a queste due brave persone, Fiorenza Tassinari e Moreno il Biondo, e sono molto orgoglioso di questo, eh? Uno e una due, e siamo ancora qui. E questo è proprio un voler far capire che questa, lo so che i bambini ce la chiedono questa canzone, lo so, che questa è proprio la città capitale del liscio, perché qui ci sono le canzoni, ci sono le passioni, ci sono gli amori, ci sono gli abbracci. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Mauro Ferrara, un suo successo, un suo cavallo di battaglia. Vai Mauro. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna passioneta, ti specchi nel tuo mar. Romagna capitale, Romagna superstar. Romagna capitale,
Vicino al palco, tutti qua vicino a noi, tutti qua, perché c'è il finale, c'è la foto finale, venite qua, proprio lasciate le sedie, tanto c'è il finale, quindi non c'è paura di perdere il posto, state qua con noi, venite qua, che è un momento adesso che è importantissimo, se può ritornare sul palco Riccardo, il sindaco, anche Radio Sorriso, tutta quanta la prima fila, Lisa, Letizia, non so, fate voi se ce la fate, se riuscite a salire sul palco, vi vorrei qua. Vi voglio tutti perché c'è l'ultima parte da fare. Voglio anche i ragazzi dell'animazione qua vicino a noi, tutti qua in prima fila, con noi. Tutti in fila, tutti qua. Fai un re minore. Pronti, eh? Io sono senza voce, quindi attenzione, quindi tocca solo voi, c'è solo il silenzio e la vostra voce. Aspettiamo il sindaco e Riccardo, che non vedo. Sta arrivando Radio Sorriso. Gian Piero Pizzol, vieni con noi. C'è bisogno di caramelle qua, che sono senza voce. Non ce le hai? Ero abituato alle caramelline. Caramelline di? Maiale. Buone. Vieni, vieni Riccardo. Eccoci qua, allora. La notte questa sento. No, aspetta, perché puoi andare avanti per conto tu. Qua è tutto il coro della piazza adesso, Roberto, dov'è il fotografo? Eccolo, il nostro è il fotografo personale. Sento la nostalgia del passato. Bella così, aspetta. Ove la mamma mia ho lasciato. La cantiamo a tempo, proprio come i bravi. Non ti potrò scordare, mia. In questa notte stellata la mia serenata io canto per... Anche tu vieni con noi, dai, dai! Romagna mia, Romagna in fiore, sì, tu sei la stella, tu sei l'amore. Ma Riccardo, secondo te, se secondo guarda, cosa può dire qua? È felicissimo avere un'orchestra così, con un coro.